Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e ragazzi, mamma mia, avete già visto dal titolo quale argomento tratteremo nei minuti che oggi passeremo insieme con le news di Fortnite. Porca. Allora ragazzi, parleremo ovviamente della tanto ambita Skrykir skin Galaxy, una di quelle skin ragazzi che non si vedono spesso su Fortnite, una di quelle veramente che ti fanno dire suina maiala quanto vogliono i soldi questi qua di Epic Games. Mi ripropongono una skin base con il baffo pitturato di bianco e qualche piccolo problema di brillantinaggio acuto in tutto il corpo. Sì ragazzi, quella che vedete di qui alla vostra destra è la skin Galaxy e come vedete ragazzi è comunque meravigliosa. L'unica cosa particolare ragazzi della skin Galaxy è che ci sono migliaia e migliaia di persone che fino a ieri dicevano fosse per l'assonanza anche del nome Galaxy la skin esclusiva per possessori di Samsung. Voi sapete benissimo ragazzi che l'arrivo di Fortnite su Android verrà anticipato dalla preuscita del gioco sul Samsung Note 9, dove verrà appunto preinstallato come applicazione. Sappiamo che chiunque abbia fatto il preordine del Note 9 otterrà una skin esclusiva di Fortnite e un quantitativo di 15.000 V-Bucks, oltre che ovviamente poterci giocare un mese in anticipo rispetto a tutti gli altri possessori di Android. Queste informazioni ragazzi su chi dice che la skin Galaxy sia l'esclusiva di Samsung potrebbero essere smentite da alcuni codici ragazzi che sono dai, Xyuder, eri partito così bene che ci hai fatto vedere l'immagine e mo ci devi far vedere il... Sì, vi faccio vedere ragazzi un codice, questi me li ha mandati direttamente il Fabione ragazzi, e questo codice di per sé non vi dice molto, perché come vediamo dall'alto Athena Command, loro lo chiamano Celestial come skin, noi la chiamiamo Galaxy, loro la chiamano Commando Celestial. Quindi Game Character Parts Hats, quindi innanzitutto si ripropone la sottocartella Hats ragazzi, che vuol dire cappelli in poche parole, che ci fa ben sperare che prestissimo arriveranno i cappelli su Fortnite. E poi Commando Celestial, Game Characters Commando Celestial. Quindi ragazzi, questi sono i file che sono stati recuperati nella una stringa di codice che è stata recuperata nella nuova patch che arriverà martedì prossimo su Fortnite. E come vedete ragazzi, queste sono due righe relative alla descrizione dell'immagine. Come sappiamo, ogni nostra skin ha due righe più o meno divertenti che la caratterizzano. Questa cita: Victory is written in the stars, la vittoria è scritta nelle stelle. Questa l'hanno trovata dentro il biscotto della fortuna dei cinesi. Ma ragazzi, la cosa che veramente mi fa dire porco Giuda, secondo me la skin Galaxy non è la skin esclusiva dei possessori di Samsung, ma potrebbe seriamente essere la skin del pacchetto Prime, no, quello di Twitch, dello starter pack, quello che abbiamo già visto e che vediamo sempre più o meno verso la metà / tre quarti di season, l'aviatore la scorsa season,
due season fa c'è stata la tipa, quella che ho fatto il video, poi c'è stata l'altra skin, quella col backpack rosso e nero. Ragazzi, il Chiaffabione che ci manda le immagini enormi sgranerà un po', ma mi preme molto farvi vedere questa sezione di codice qua. Ragazzi, siamo direttamente dentro la parte sorgente del gioco dove sono salvate le skin. Se andiamo, ragazzi, a leggere, lasciamo perdere le prime App Store ID, vedi già la prima App Store ID, nel senso store è negozio, catalog group non ci interessa, ma se noi andiamo su dev name, la prima evidenziata in giallo, leggiamo Celestial. Quindi, ragazzi, Celestial è il nome che viene dato alla skin Galaxy. Se andiamo sotto, leggiamo che display asset path game catalog display asset sta dicendo in poche parole che questa è una skin che andrà nel catalogo delle skin. Ma ragazzi, offer type static price, questa è già la prima cosa che ci fa un attimino pensare. Static price vuol dire prezzo fisso, in poche parole. E se andiamo nella sezione prices, che è questa che vuol dire costi, base price, loro quindi mettono 0, currency type real money, vuol dire, ragazzi, acquistabile con soldi veri. Quindi ci fa capire che se qua ci fosse stato scritto al posto che real money ci fosse stato scritto V-Bucks, oppure non ci fosse stato scritto nulla, noi avremmo potuto constatare che la skin Galaxy è una skin che o era l'esclusiva dei possessori del Samsung, qualora non ci fosse stato scritto nulla, o se ci fosse stato scritto V-Bucks, era una skin che andava nello shop classico. Come vedete, non ha una scadenza sale expiration, momentaneamente non gliel'hanno ancora messa, e quindi, come vedete, ragazzi, andiamo a rivedere qua nel titolo Galaxy, quindi si parla proprio di quella, ma la riga currency type uguale real money, secondo me e secondo il Fabione, vuol dire che questa skin sarà quella dello starter pack. Ragazzi, è una roba che è incredibile. La skin di per sé non è malvagia, diciamo che ci sta, è carina, ma sapere che una skin del genere, che non è proprio esagerata, non venga a costare 900 euro, che sarebbe il prezzo del Galaxy Note 9, mi fa ben sperare che possa tranquillamente essere la skin dello starter pack. Se ci pensate un attimino, gli effetti, la galassia, le cose, la crepa nel cielo, sono cose che bene o male si somigliano tutte più o meno per assonanza, oppure per, come si dice, similarità degli eventi. C'ha molto senso che questa sia la skin dello starter pack della season numero 5. Beh, ragazzi, io spero davvero che questo video vi sia piaciuto e voi abbiate detto: voglio assolutamente sapere, ragazzi, sotto qui nei commenti che cosa ne pensate innanzitutto della skin Galaxy, ma cosa ne pensate del fatto che possa essere dello starter pack invece che delle esclusive o addirittura del Twitch Prime. Io vi ricordo però, ragazzi, che se questo video vi è piaciuto, ragazzi, di lasciare un bel pollicione in su, che è importantissimo, e soprattutto di iscrivervi in tantissimi al canale. Noi ci vediamo in live. Ciao!